il paniere di Merlini. Nel cuore dell'Oltrepò pavese, la tradizione, innovazione e l'unicità dei prodotti tipici. Oltre 30 tipologie di pane, ottenuto con farine speciali di riso, avena, orzo, mais, multicereali, ma anche pizze, focacce e pasticceria di produzione propria. E ancora affettati freschi, frutta e verdura. A Casteggio, in Viale Giulietti 25, il paniere di Merlini, artigiani dal 1951. Carlo Barbieri, Voghera La Scelta, ancora una volta sindaco della città. Chi vuole ringraziare? Sicuramente ringrazio gli elettori di Voghera che mi hanno votato, i cittadini che hanno scelto la nostra amministrazione. Credo che si sia ripristinata una ingiustizia che era evidente e palese. Insomma, noi avevamo vinto legittimamente nel 2015, ci siamo stati chiamati a rifare un ulteriore voto in una situazione veramente assurda, e credo veramente che si sia ripristinato un'ingiustizia amministrativa. La città si è spaccata letteralmente a metà. Come interpreta questo dato? Beh, insomma, voglio dire, centrodestra contro sinistra, la città si spacca in due, si era spaccata in due anche quando si è spaccato in due sull'entità di voto. Insomma, è andato sempre a votare il 50% della popolazione. E è chiaro, dopo un anno e mezzo, un'elezione anomala, credo che sia stato molto difficile. Siamo stati bravi comunque a portare a votare più del 50% dell'elettorato, e credo che questo sia un segno di maturità della città. In una situazione diversa probabilmente sarebbero andati ancora di più a votare. Chiaro, stiamo facendo un ballottaggio di un primo turno che si è svolto il 31 maggio 2015, ora voi capite che non c'erano precedenti in una situazione di questo tipo. Quindi. Tra poche ore si ricomincia, quali saranno le prime decisioni che prenderà da domani in poi? Le decisioni sono le promesse e gli accordi, gli patti che abbiamo fatto con i cittadini, quindi sicuramente ritornare alle isole ecologiche, ma questo purtroppo abbiamo dovuto fare una campagna elettorale su un problema che si è creato, no? Io credo che la campagna elettorale sarebbe stato anche più bello farla su delle cose più importanti, se vogliamo, no? su delle impalcature strutturali, su un futuro della città diverso. Questa è stata una cosa che ci siamo ritrovati tra capo e collo, quindi deve essere ripristinato immediatamente quello che già si stava facendo fino a febbraio del 2016. Dopodiché penseremo anche al resto e a tutti i progetti importanti che abbiamo. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi.